Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, la profumeria Luxury è sicuramente una mia grandissima passione. Obiettivamente, però, più un prodotto costa, più il livello dell'aspettativa si alza. Più giustamente, secondo me, anche la pretesa si alza nei confronti di quel prodotto e dei soldi spesi. Non sempre perché un prodotto è costoso equivale al fatto che sia eccezionale o diverso da uno meno costoso. Per cui ho pensato che d'ora in poi ogni tot vi farò un video dove raggruppo le novità luxury che secondo me valgono davvero la pena. Quelle che secondo me, cioè sono contenta di aver pagato quello che ho pagato, ecco. Dunque, partiamo subito perché sono molto soddisfatta. Prima cosa, queste novità di Marc Jacobs. Questa la conto una perché secondo me vanno insieme ed è la nuova collezione Gold per l'estate. La palette si chiama Extravagance. Ed è uno spettacolo, è l'unica cosa che ho utilizzato per fare il trucco occhi di oggi, tranne all'angolo interno che ho messo Interstellar di Lindalberg Cosmetics. Una scredenza, cioè voi non avete idea. Una durata tra l'altro sugli occhi, sono una roba, secondo me ha fatto veramente uno step up Marc Jacobs con questa uscita. Ombretti burrosi, resistenti, super scriventi, guardate qua che trucco, cioè veramente una palette stupenda e sono uscite delle matite, la mia preferita per quanto mi riguarda è quella che si chiama Olive Hue, che è esattamente il colore che ho messo qua dell'ombretto, si abbina alla perfezione ed è un verde bosco con riflesso oro, le matite di Marc Jacobs sono una garanzia e con questi due prodotti avete un trucco secondo me stupendo, stupendo. Poi, altro prodotto Luxury nuovo che secondo me vale veramente la pena è il Mad Eyes Mascara di Guerlain. È il mascara che uso anche in questo momento. Io adoro di questo mascara il fatto che ha uno scovolino classico, è nerissimo e praticamente voi continuate a pettinare le ciglia e più le pettino più diventano voluminose e incurvate. Quindi è un tipo di formula veramente gestibile ed è quello che piace a me. Ottengo un effetto super bello o anche un po' più easy, non spezzetta, non cola e però struccarlo non devo impazzire. Quindi secondo me vale assolutamente la pena. Rimanendo in Maison Guerlain, un prodotto su me bellissimo è un ampliamento della linea Meteor Hit e si chiama Pearl Dust Palette. È un trio di illuminanti e sono secondo me gli illuminanti perfetti per chi ha qualche anno in più. Allora, il case è enorme e all'interno abbiamo uno specchio gigante e tre shade. Sono una rosa, un oro giallo che è quello che ho su e un pesca. Il rosa è quello più sbabam, bellissimo perché poi in realtà addosso più che un rosa, sì, è un rosa ma che ha dello champagne all'interno. Il dorato è quello che ho messo oggi, stupendo. Il pesca è, per quanto mi riguarda, elegantissimo. Ve li faccio vedere subito. La cosa che mi fa impazzire è che noterete che sono molto riflettenti ma non metallizzati. Sembra la base di una cipria, per darvi l'idea, ma più riflettente. Infatti è super smooth sulla pelle, quindi se si hanno rughette in questa zona o pori, con questi non vengono minimamente enfatizzati. Trovo veramente siano splendidi e quindi mi sento assolutamente di consigliarveli. Rimanendo in tema di illuminanti, un'uscita per l'estate è Luxury, che secondo me vale davvero la pena, ma soprattutto la formula sappiamo tutti che è eccezionale da anni. Ma la shade, sto parlando della linea Bronze Goddess di Estée Lauder, Highlighting Powder Gelée, sapete che ha questa texture gelificata stupenda ed esce ogni estate, ma quest'anno è riuscita la shade Modern Mercury, che era un'esclusiva della collezione Victoria Beckham per Estée Lauder. Io adoravo quell'illuminante, che ormai è diventato vecchio e l'ho dovuto eliminare, lo hanno rifatto tanto in questa texture, è una shade meravigliosa, eravamo tutti impazziti, sembra quasi un platino, un sabbia rosata, guardate che bello, stupendo, super super riflettente, stupendo, e quindi non fatevelo scappare finché si trova, perché per 2 o 3 anni è andato via e poi è tornato. Poi, novità di Givenchy, io ho comprato molte più novità di quelle che vedete qui, le avete viste anche nel post, vi faccio un esempio. La collezione nuova estiva di Guerlain è stupenda, così come tutta la collezione Solar Glow di Dolce Gabbana, il nuovo primer con SPF di Helena Rubinstein, però alcune cose le sto ancora testando, altre mi piacciono ma non da dire sì, correte, non so se mi spiego. Ecco. Ho perso il filo? Comunque, andiamo avanti. Allora,
un prodotto che mi è piaciuto da impazzire e questo mi è stato omaggiato, l'unico prodotto, no, anche un altro mi è stato omaggiato, tutti gli altri li ho comprati, è di La Mer, linea Skin Color, e si chiama The Hydrating Illuminator. Allora, non immaginatevi un illuminante liquido, perché non lo è, immaginatevi un prodotto per il viso a mo' di primer, che abbia un effetto super lisciante, polposo, idratante, con una leggera perlescenza di base quasi opalescente, e avrete lui. Ha un inci lunghissimo, ma veramente lunghissimo, infatti è a tutti gli effetti considerato trattamento e colore. Packaging comodissimo, tra l'altro. E ve lo faccio vedere. Erogazione a pump, tubo così comodo, facilmente trasportabile. 40 ml, tra l'altro. E guardate, ha questa... La texture è proprio burrosa, si sente che ha una bella texture presente. E rende, guardate la pelle, rende la pelle come se aveste bevuto 5 litri d'acqua e dormito 20 ore. Questo è l'effetto che fa. Bellissimo anche senza il fondotinta al di sopra. Veramente un bellissimo, bellissimo prodotto per quanto mi riguarda. Poi, ve ne ho parlato anche se non sbaglio nei top del mese scorso, ma li rimetto qua perché secondo me meritano davvero di essere qui. Sto parlando dei nuovi lipstick di Dior e sono i Dior Addict Stellar Halo Shine. Questo è l'altro prodotto inviatomi dalle aziende, il resto ho comprato tutto io. I miei due colori preferiti sono il numero 667 Pink Star, che è quello che ho su in questo momento. Questi rossetti sono super rimpolpanti, lucidi, ma si fissano. Hanno una durata incredibile per essere dei rossetti lucidi, ed è quello che piace a me. E l'altro mio colore adoratissimo è il 669 Superstar, me l'avete visto in un sacco di video. È un bellissimo corallo rosato, super juicy. Oh, bellissimo, bellissimo. Li vorrei tutti i colori di questi. Belli, 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 valgono veramente la pena. Poi, altra novità luxury che secondo me vale assolutamente la pena, fa parte della nuova collezione di Chantecaille, e questo è Radiance Chic, Cheek and Highlighter Duo nel colore Coral. Se ho capito bene, questa collezione è dedicata al salvataggio dei fondali marini o dell'ambiente marino. Non voglio darvi un'informazione sbagliata, ma mi sembrava di aver letto questo su Instagram. Si è spenta una luce. Help, è morta. Intanto ve lo faccio vedere. Questo è il prodotto. Allora, blush bellissimo, il classico corallo acceso che amo io, e la texture sembra molto la gelée di Estée Lauder, che è un tipo di polvere che io amo moltissimo. E l'illuminante ha un colore molto bello, molto portabile. Esiste anche un duo in versione rosa, ma io in questo momento sono più per il pesca e per il corallo. Bellissima scrivenza, durata eccezionale sul viso, pack stupendo. Chantecaille è molto costoso come brand, infatti me lo regalo ogni tanto, però questa uscita per me valeva la pena, sono molto contenta perché specialmente sul viso sono molto molto belli. Poi, Givenchy, ho preso anche una delle nuove palette di Givenchy, quelle nuove colori, nuove colori la sto provando, e ho preso anche l'illuminante, però vi dico la verità, tanto che avevo amato gli illuminanti usciti l'anno scorso di Givenchy, quelli di quest'anno sono identici ma cambia il disegno, ok? Invece voglio parlare della Tint Couture Healthy Glow Powder. Questa è una terra, viene definita effetto zero materia, e non si può definire in modo migliore di questo. È come se la polvere non avesse né peso né struttura, si fonde completamente con l'incarnato, è quella che ho su in questo momento, e voi sembrate abbronzate ma non si vede il prodotto. Io ho comprato la shade numero 03 e per me è perfetta. È un compact meraviglioso con tutto il rilievo, e toccandola, anche qui polvere gelée, ma voi dite ma cos'è, plastica? Perché non percepite il prodotto, invece il prodotto viene rilasciato con questa texture satinata che indossata è la fine del mondo, perché non ha glitter, non enfatizza la grana della pelle non perfetta, ma dà più tridimensionalità al viso. Guardate la bellezza anche di questo colore, secondo me è bellissimo. Mi piace da morire come mi sta, mi piace da morire indossarla, e a differenza degli illuminanti di questa linea, che sono meravigliosi, ma secondo me non hanno una durata stratosferica, questa invece mi dura perfetta tutto il giorno. Poi, ultimi due prodotti. Collezione Solar Glow di Dolce Gabbana, ho preso tutto, l'acqua abbronzante, l'illuminante liquido. Ecco, l'illuminante liquido è il prodotto che mi ha fatto dire meno wow, vi dico la verità, perché per quanti pack di questa collezione siano stratosferici, l'illuminante è rosato, non molto visibile, molto liquido, forse più adatto da miscela che da applicazione nelle zone di sporgenza. Non ripagherei quello che ho pagato, ma questo prodotto che si chiama Illuminating Powder Duo nel colore 2 Peach Blossom. Allora,
Questo è il disegno, non so se vi ricordate, ma molto simili erano usciti già nella collezione di 2 anni fa, che però aveva l'effetto cuscinetto che io avevo comprato con la terra doppia, o forse erano 3 anni fa, non so. Comunque queste invece sembrano quasi delle piastrelle, comunque molto molto belle. Questo è il colore che ho scelto, da un lato è un pesca e dall'altro uno champagne pescato, è il blush che ho su in questo momento, sono molto più scriventi addosso di come sembrano swatchati, cosa che io apprezzo, e swatchati vedete che sono straluminosi, ma sul viso invece sono molto più tridimensionali, bellissimi. Questo è l'illuminante, che non è quello che ho su oggi, perché ho su quello di Guerlain. Ho preso anche la terra di questa collezione ed è bellissima, però dovendo scegliere un solo prodotto io scelgo questo. Il blush poi è bellissimo e questo è il duo. Una polvere super sottile. Bellissimo. E ultima uscita high-end che secondo me vale veramente la pena e spero tornino presto in stock, sono i nuovi collezione Measure & Line, i Double Take Cream & Powder Blush di Patrick Ta. Unico difetto di questo prodotto, e ve lo dico sinceramente, i colori sono completamente diversi dal vivo di come li vedete online. Cioè quello che sembra nude in realtà è corallo, quello che sembra pesca in realtà è rosa, cioè veramente secondo me hanno fatto un lavoro pessimo di swatches e comunque attribuzione del colore. Ma i colori che ho preso io sono She's That Girl, che da un lato avete la crema, che è una crema non full on pigment ed è non cream to powder, rimane cremosa, e dall'altro lato avete il blush. Azzardo che preferisco persino la formula in polvere di questi che di quelli usciti in precedenza. Io metto anche solo il blush in crema di questa collezione ed ha un effetto bellissimo. Questo è il colore, come vedete è quasi fucsia, mentre online non lo sembra affatto. E l'altro colore che ho preso è Do We Know Her, che è quello che ho portato di più ed è un corallo, cioè ho tutti i pezzi della Beauty Blender, è un corallo meraviglioso, ve lo metto qua, un corallo che comunque ha una base rosata, eh? Questa è la crema e la polvere invece è un'albicocca, bellissimo, belli anche sovrapposti, eh? Io li uso anche separati o sovrapposti. Lo so, un blush swatchato non dice assolutamente niente. Cosa che apprezzo è che il case, vedete, ha questo sportellino che protegge la crema dalla polvere. Uscita meravigliosa. Di questa collezione ho comprato anche i due rossetti, due rossetti su quattro e due matite. Le matite labbra sono eccezionali, ma ve ne avevo già parlato. I rossetti, ne cercavo uno, per uno a caso. Hanno un pack meraviglioso per quanto mi riguarda. I colori sono molto sfasati anche questi. Il pack è stupendo, guardate qua che roba. Però il bullet di per sé è un rossetto dalla texture molto vellutata ma un pochettino spessa, cioè si sente sulle labbra. L'effetto velluto è molto bello. Però ecco, mi piace molto, però questi qua per me hanno vinto. Bene! Io spero di cuore che questo video vi sia stato utile, anche perché a maggior ragione, secondo me, nel luxury è importante sapere che cosa valga la pena per non buttare via del denaro. Io purtroppo lo vedete, faccio il video dei flop tutti i mesi, ne pesco tanti. E questo mese, tra l'altro, ne ho già 2 pronti ed ho appena girato il precedente, cioè. Bene, se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e scrivetemi anche nei commenti se ci sono dei prodotti nuovi che vorreste che io acquistassi e testassi per voi, magari anche on camera. Un bacione!